Si deve ad Ampère l'aver studiato sperimentalmente l'interazione tra circuiti attraverso il campo magnetico. L'esperimento da lui allestito è semplicemente basato sull'uso di due fili disposti uno parallelo all'altro, due fili rettilinei alimentati da due circuiti separati, quindi da due batterie, e percorsi da corrente elettrica quindi. Non rappresento per semplicità il sistema di alimentazione dei due fili, ma soltanto i fili stessi. Se questi due fili sono disposti uno accanto all'altro e sono percorsi da correnti rispettivamente I1 e I2 come intensità, si rileva che questi due fili sono soggetti ad una forza di attrazione o di repulsione. Cioè la forza tra i due fili si manifesta in una direzione perpendicolare ai fili stessi. E questa forza risulta essere attrattiva o repulsiva a seconda di quali sono i versi delle due correnti. In particolare, la forza è attrattiva se le due correnti circolano in versi concordi, risulta essere repulsiva se le due correnti circolano con versi discordi. Questo singolare comportamento che sembra un po' contraddire quello che abbiamo visto per le cariche elettriche, cioè abbiamo due versi concordi, forza attrattiva, quando invece per le cariche elettriche abbiamo che per cariche dello stesso segno si manifesta una forza repulsiva e invece per cariche di segno opposto si manifesta una forza attrattiva. Quindi sembra un po' andare contro quello che conosciamo per l'interazione fra cariche elettriche. C'è da dire che qui non abbiamo a che fare con cariche elettriche, abbiamo a che fare con due circuiti all'interno dei quali sono presenti cariche in movimento che scorrono lungo i due fili. E l'interazione tra questi due fili non è di natura elettrica, ma avviene attraverso il campo magnetico. Sappiamo infatti che gli esperimenti di Horst e Faraday hanno dimostrato la possibilità di interazione tra magneti e circuiti. Si deve ad Ampère l'aver dimostrato che lo stesso tipo di interazione con caratteristiche simili si manifesta anche tra circuiti percorsi da corrente. In pratica esiste una analogia di comportamento tra circuiti percorsi da corrente e magneti. Quali sono le caratteristiche quantitative di questo tipo di forza? Sappiamo per il momento che si tratta di una forza perpendicolare ai due fili percorsi da corrente, quindi questa è una delle caratteristiche. La perpendicolarità un po' caratterizza a tutti i livelli l'interazione legata al campo magnetico. Dobbiamo però stabilire come l'intensità di questa forza dipenda dalle caratteristiche dell'apparato sperimentale, in particolare le intensità delle due correnti elettriche, I1 e I2, la lunghezza dei due fili e la distanza. In effetti questo studio è stato effettuato da Ampère, che non si è limitato a constatare l'esistenza dell'interazione tra i due fili. Allora, consideriamo due fili percorsi da corrente, supponiamo di poterne cambiare a piacimento la distanza, che indicheremo con la lettera D minuscolo, di poter cambiare la lunghezza dei due fili, che indicheremo con la lettera L, e inoltre, tramite diciamo, un sistema di alimentazione variabile, supponiamo di poter cambiare l'intensità di corrente che passa attraverso il filo 1 e l'intensità di corrente che passa attraverso il filo 2. Quello che si nota è che l'intensità di questa forza non è dipendente dal fatto che le correnti circolino nello stesso verso o con versi opposti. I versi delle correnti determinano, come abbiamo già discusso, soltanto il verso della forza, cioè determina il fatto che la forza sia attrattiva o repulsiva. Non occupiamoci allora per il momento del verso delle correnti. Si nota che la dipendenza dell'intensità della forza da queste quattro grandezze, cioè distanza tra i due fili, lunghezza dei due fili e intensità delle due correnti elettriche, è abbastanza semplice, è una legge di proporzionalità. In particolare, più intense sono le due correnti, maggiore è la forza, e questo, diciamo, questa dipendenza è di natura proporzionale, cioè la forza risulta essere direttamente proporzionale, ricordiamoci che questo qui è il simbolo di proporzionalità.
alle due correnti I1 e I2. Inoltre, più lunghi sono i fili, più grande è la forza, anche qui con una proporzionalità diretta. Si ha invece una proporzionalità inversa tra la forza e la distanza tra i due fili. Quindi la forza di interazione tra due fili, misurata per esempio attraverso un dinamometro che lega i due fili, cioè una molla la cui lunghezza può essere modificata da una forza. Immaginiamo che i due fili siano collegati da una molla e la lunghezza di questa molla permette di ottenere una misura della forza. Si ottiene questa dipendenza funzionale. Quindi la forza è direttamente proporzionale all'intensità di corrente che circola nei due fili, alla lunghezza dei due fili e risulta invece inversamente proporzionale alla distanza. Questo è il risultato degli esperimenti condotti da Ampère. Qual è la costante di proporzionalità da inserire qui in modo da trasformare questo simbolo in un'uguaglianza? Il valore della costante di proporzionalità si può trovare ovviamente dando il valore della corrente, della lunghezza, della distanza una volta che vengano fatte le misure. In effetti noi all'inizio dello studio dei fenomeni elettrici abbiamo dato la definizione dell'unità di misura della carica elettrica, dicendo che la carica elettrica si misura in coulomb, e poi abbiamo successivamente definito l'intensità di corrente come il rapporto tra la quantità di carica che passa all'interno di un filo e l'intervallo di tempo che intercorre per il passaggio di questa carica, cioè l'intensità di corrente sappiamo che è definita come la carica che passa in un filo nell'unità di tempo. Di conseguenza, l'unità di misura nel sistema internazionale dell'intensità di corrente, quella che chiamiamo ampere in onore di chi ha studiato ampiamente i fenomeni di passaggio della corrente, quindi l'unità di misura di questa grandezza può essere definita come unità di misura composta attraverso l'unità della carica, cioè il coulomb, e l'unità di misura del tempo, cioè il secondo. Quindi, un ampere risulta essere la corrente che passa in un circuito quando in un secondo il circuito viene attraversato da una carica di un coulomb. In effetti, però, oggi nel sistema internazionale si preferisce definire come grandezza fondamentale non tanto la carica misurata in coulomb, quanto direttamente l'intensità di corrente. Cosa significa questo? Significa che occorre utilizzare una procedura sperimentale per definire l'unità di misura della corrente, indipendentemente dall'utilizzo di altre unità di misura, come quella della carica elettrica e del tempo. Cosa c'entra tutto questo con l'interpretazione e lo studio sperimentale dell'esperimento di Ampère che abbiamo qui descritto? Beh, semplicemente l'apparato sperimentale di Ampère viene proprio utilizzato come apparato per la definizione dell'unità di misura dell'intensità di corrente. E questo porta a trovare quello che stavamo cercando, cioè la costante di proporzionalità da inserire in questa legge che descrive la forza di interazione tra due fili percorsi da corrente. Precisamente la definizione di Ampère è la seguente. Chiamiamo Ampère l'intensità di corrente che attraversa due fili paralleli lunghi 1 metro e posti alla distanza di 1 metro. Quando la forza di interazione tra i due fili è pari a 2 per 10 alla meno 7 newton. Rileggiamo e cerchiamo di commentare quanto abbiamo appena scritto. Facendo riferimento all'esperimento di Ampère sopra descritto, noi chiamiamo ampere l'intensità di corrente uguale che attraversa due fili paralleli
lunghi 1 metro e posti alla distanza di 1 metro quando la forza di interazione tra i due fili è pari a 2 per 10 alla meno 7 newton. Si intende che stiamo parlando di due fili paralleli, come quelli che abbiamo descritto nell'esperimento di Ampère. Questo numero dà corpo alla definizione di Ampère e permette di trovare anche la costante di proporzionalità della legge che descrive la forza nell'esperimento di Ampère. Vediamo perché questo numero permette di trovare la costante di proporzionalità. Avendo definito l'unità di misura dell'intensità di corrente, noi ora sappiamo che se prendiamo due fili percorsi da corrente come nell'esperimento di Ampère, questi due fili hanno una lunghezza pari ad 1 metro. Entrambi sono attraversati da una corrente I1 uguale I2 uguale 1 ampere. Utilizziamo la A maiuscola per indicare l'ampere come comunemente si fa. E supponiamo che la distanza tra questi due fili sia 1 metro. Allora abbiamo detto che la forza di interazione deve valere 2 per 10 alla meno 7 newton. Ma la forza deve essere, per quanto abbiamo visto nell'interpretazione dell'esperimento di Ampère, come risultato dello studio sperimentale, deve essere data da una costante di proporzionalità che per ora indichiamo con la lettera K, per il prodotto delle due correnti, per la lunghezza dei due fili, diviso la distanza. Poiché queste due espressioni devono dare la stessa forza, confrontando il secondo membro di questa uguaglianza con il secondo membro della prima, possiamo trovare il valore della costante K e anche l'unità di misura della costante. Precisamente, noi abbiamo che K I1 I2 L fratto D deve valere 2 per 10 alla meno 7 newton nelle condizioni che abbiamo detto, cioè con correnti unitarie e distanze e lunghezze unitarie. Quindi K deve essere pari a 2 per 10 alla meno 7 newton moltiplicato la distanza, stiamo invertendo la formula di prima, diviso la corrente I1, la corrente I2 per la lunghezza. Quindi 2 per 10 alla meno 7 newton. La distanza abbiamo detto deve valere 1 metro per avere questa forza. Le correnti valgono entrambe 1 ampere e 1 ampere e la lunghezza è 1 metro. Semplificando le unità metro e metro, moltiplicando fra di loro ampere e ampere, otteniamo per la costante K il valore di 2 per 10 alla meno 7 newton diviso ampere al quadrato. Questo è il valore della costante che compare nella forza di interazione tra due fili, forza nell'esperimento di Ampère. E allora, questa espressione definisce la legge sperimentale derivata dall'esperimento di Ampère, con una costante K che ha un valore di 2 per 10 alla meno 7 newton su Ampère al quadrato. Per ragioni che saranno più chiare più avanti, si preferisce indicare la costante K nella seguente forma. Indichiamo K come rapporto tra una costante chiamata mu con 0, indicata simbolicamente con mu con 0, mu come lettera greca, diviso 2π greco. Ovvero noi stiamo definendo mu con 0 come il prodotto di 2π greco per la costante k, in modo tale che la costante k possa essere scritta in questo modo. Sembra un po' artificiosa questa definizione, ma di fatto mu con 0 assume un ruolo fondamentale nell'interpretazione dei fenomeni di natura magnetica e ha un nome ben conosciuto, si chiama permeabilità magnetica del vuoto. Essa svolge lo stesso ruolo, un ruolo analogo a quello svolto dalla costante dielettrica epsilon con 0 del vuoto relativamente ai fenomeni elettrici. E infatti, nello studio della legge di Coulomb, la legge fondamentale per l'interazione tra cariche elettriche, per la quale la forza di interazione fra due cariche è data da una costante K0 per il prodotto tra due cariche diviso la distanza delle due cariche al quadrato, la costante K0 è stata scritta in una forma analoga a quella che abbiamo scelto qui. Quindi
si definisce K0 come il rapporto di 1 su 4 pi greca epsilon con 0, e questa qui altro non è che la definizione di epsilon con 0, chiamata costante dielettrica del vuoto. Quindi in modo analogo anche qui stiamo indicando la costante K che compare nella legge interpretativa dell'esperimento di Ampère, definendo questa nuova costante μ0, permeabilità magnetica del vuoto. Qual è il valore di μ0? Beh, lo sappiamo dal valore di K. Precisamente, visto che K è 2 per 10 alla meno 7, per μ0 abbiamo 2 pi greco per 2 per 10 alla meno 7 newton su ampere al quadrato, cioè 4 pi greco per 10 alla meno 7 nelle stesse unità di misura. Quindi da questo momento in poi, ogni qualvolta comparirà e succederà spesso la costante chiamata permeabilità magnetica nel vuoto, questa assume il valore di 4 pi greco per 10 alla meno 7 newton su ampere al quadrato. Inutile dire che se la stiamo chiamando permeabilità magnetica del vuoto, nel caso in cui non ci si trovi nel vuoto ma all'interno di un mezzo, per esempio l'acqua oppure l'aria o qualunque altro mezzo all'interno del quale vengono fatti gli esperimenti, comparirà una costante mu chiamata permeabilità magnetica del mezzo, diversa da mu0. Lasciamo però l'approfondimento di questo aspetto ad una lezione successiva, quando parleremo delle proprietà magnetiche della materia, del comportamento del campo magnetico all'interno dei materiali. Per il momento riassumiamo la legge sperimentale che abbiamo trovato nel seguente modo: F è uguale μ0 su 2π greco, corrente I1, corrente I2 per la lunghezza fratto la distanza. Questa legge, abbiamo detto, riguarda l'interazione tra due fili percorsi da corrente. Cosa c'entra il campo magnetico? Beh, si può osservare che nell'esperimento di Ampère dei due fili, ognuno dei due fili subisce una forza molto simile, per esempio alla stessa direzione e verso, a quella subita da un unico filo immerso in un campo magnetico, facendo riferimento quindi all'esperimento di Faraday, che per un momento richiamiamo, perché ci serve per definire l'intensità del campo magnetico. L'esperimento di Faraday, ricordiamo, si basa sull'uso di un magnete, per esempio un magnete con forma a ferro di cavallo, ricordiamoci che un magnete del genere presenta due estremità. Queste estremità vengono chiamate espansioni polari o poli e indicate rispettivamente con i simboli nord e sud in riferimento al comportamento della bussola e all'orientamento con i poli nord e sud geografici della Terra di un magnete a forma di ago magnetico. In ogni caso, all'interno delle espansioni polari di un magnete si forma un campo magnetico. Supponiamo che questo campo abbia delle linee di forza sostanzialmente rettilinee, quindi è quello che si chiama un campo uniforme. Bene, in una situazione di questo genere, supponiamo di collocare all'interno di questo campo un filo rettilineo percorso da corrente. Il filo supponiamo che venga collocato perpendicolarmente alle linee di forza. Viene quindi alimentato attraverso un circuito con un generatore. Questo esperimento è dovuto a Faraday. Quello che si osserva è che il filo, quello indicato in verde, immerso all'interno del campo magnetico, è sottoposto ad una forza. Questa forza risulta essere perpendicolare tanto alle linee di forza quanto al filo stesso, quindi nello schema che abbiamo fatto, visto che le linee di forza sono verticali e il filo ha una direzione orizzontale, in questo caso, tenendo conto che il disegno è in assonometria, risulta essere perpendicolare al piano dello schermo che stiamo esaminando, la forza è diretta in una direzione orizzontale perpendicolare sia alle linee di forza che al circuito percorso da corrente, quindi è quella che sto indicando. Il verso della forza dipende tanto dal verso del campo magnetico quanto dal verso della corrente e può essere trovato mediante la regola della mano destra. Qual è questa regola? Beh, se noi collochiamo
la nostra mano destra con il pollice in modo da indicare la direzione e il verso della corrente, quindi nel nostro caso il pollice dovrebbe seguire l'andamento della corrente, cioè questo. Quindi supponiamo che questo sia il pollice. Poi supponiamo di collocare le altre dita nella direzione e verso del campo magnetico. Sto facendo uno schema molto approssimativo di quella che potrebbe essere una mano. Quindi questa che ho disegnato in blu è una mano. Supponendo che questa sia una mano destra, questa mano ha necessariamente il dorso da questa parte e il palmo da questa parte, il che significa che, visto che il verso della forza deve essere indicato dal palmo della mano, per il modo solito di utilizzare questa regola, questa freccia indica il verso della forza. E in effetti sperimentalmente è quello che si osserva, che osservo a Faraday quando effettua per la prima volta questo esperimento. Se cambiamo il verso della corrente, o invertiamo il verso del magnete girandolo testa a piedi, quello che si osserva è un'inversione del verso della forza. In ogni caso si può subito osservare che, come nel caso dell'esperimento di Ampère, il circuito percorso da corrente subisce una forza perpendicolare alla direzione del filo. C'è quindi una somiglianza molto forte con l'esperimento di Ampère e questo permette abbastanza facilmente ad ipotizzare che l'interazione dei due fili percorsi da corrente nell'esperimento di Ampère sia un'interazione di natura magnetica, come già all'inizio di questa lezione avevamo accennato. Se questa interazione è di natura magnetica, è possibile utilizzare una misura della forza di interazione di questo filo con il campo magnetico per dare corpo ad una definizione dell'intensità del campo. Sappiamo infatti già che la direzione e il verso del campo, così come viene indicata per esempio da questa linea di forza tracciata in rosso, può essere trovata semplicemente guardando come si allinea nel campo l'ago di una bussola. Se noi prendiamo un ago magnetico, questo è un sostegno, questo è il perno su cui l'ago può ruotare e questo è il lago magnetico, si osserva che l'ago magnetico si orienta in una direzione ben determinata. Questa direzione è quella del campo magnetico per definizione. Quindi in un dato punto dello spazio la linea di forza che passa per quel punto è indicata nella direzione di allineamento di un ago magnetico e inoltre per convenzione la stessa linea di forza è orientata nella direzione sud-nord del lago magnetico. Occorre adesso però dare anche un valore alla misura di questo campo magnetico, cioè bisogna darne un'intensità. Convenzionalmente il campo magnetico è indicato con la lettera B. Ora bisogna dare il valore numerico di questo campo e per farlo ci basiamo su un esperimento di Faraday, nel quale venga effettuata una misura di forza. Quello che si osserva è che cambiando magnete, se noi anziché prendere questo magnete ne prendiamo un altro che potrebbe avere caratteristiche diverse e quindi generare un campo magnetico più o meno intenso, si osserva che il comportamento dell'apparato sperimentale è sempre lo stesso, tranne che per il valore della forza. Precisamente, l'intensità della forza F cambia cambiando magnete, quindi è chiaro che la forza deve dipendere in qualche modo dall'intensità del campo generato dal magnete. Se invece non cambiamo magnete, ma andiamo a cambiare l'intensità della corrente che passa nel filo e inoltre modifichiamo la lunghezza del filo stesso, si osserva che c'è una dipendenza della forza F dall'intensità della corrente e dalla lunghezza del filo, e questa dipendenza è abbastanza semplice da un punto di vista matematico. Si osserva cioè una proporzionalità diretta, qualcosa di simile a quanto abbiamo già visto per l'esperimento di Ampère. Precisamente il rapporto tra la forza e il prodotto intensità di corrente e lunghezza risulta essere costante. Questo ovviamente ripetendo le misure senza cambiare il magnete, ma cambiando semplicemente l'intensità della corrente e la lunghezza del filo, quindi cambiando queste due grandezze. Se invece cambiamo magnete, si osserva un cambiamento del valore della costante. Rimane invece valida la legge sperimentale che abbiamo appena enunciato, cioè il fatto che la forza di interazione debba essere direttamente proporzionale al prodotto dell'intensità della corrente e della lunghezza del filo. Quindi se noi prendiamo due magneti diversi, due magneti di questo tipo, ma magari che generano campi di intensità diversa, cosa che si può facilmente verificare vedendo qual è l'intensità della forza esercitata sul filo,
si osserva che la legge rimane sempre valida, semplicemente si modifica il valore del rapporto costante tra forza e prodotto intensità-lunghezza. È chiaro quindi che il valore di questa costante deve in qualche modo rappresentare una misura dell'intensità del campo. Allora, scegliendo la via più semplice, noi chiameremo campo magnetico, intensità del campo magnetico, proprio il valore di questa costante. Se decidiamo, come abbiamo detto, di indicare con la lettera B il campo magnetico, chiameremo questa costante campo magnetico o intensità del campo magnetico e la indicheremo con la lettera B. Quindi, per definizione, l'intensità del campo magnetico si può ottenere, è definita come rapporto tra la forza esercitata tra un filo rettilineo immerso in questo campo e il prodotto dell'intensità di corrente che attraversa questo filo e della lunghezza del filo stesso. Ovviamente per dare questa definizione occorre assicurarsi che almeno nella regione di spazio in cui il filo si trova immerso, il campo magnetico debba essere uniforme, in modo da definire in modo univoco l'intensità del campo, che deve essere uguale in tutti i punti della regione di spazio interessata. O se vogliamo dirla diversamente, il filo deve essere abbastanza piccolo da ipotizzare che nell'ambito delle sue dimensioni il campo magnetico possa essere considerato approssimativamente costante. Se sono valide queste ipotesi, questa diventa la nostra definizione dell'intensità del campo magnetico. Quindi la misura dell'intensità del campo è delegata ad una misura di intensità di una forza, di un'intensità di corrente, ad una misura di lunghezza di un filo. Poiché noi conosciamo già le unità di misura della forza, dell'intensità di corrente e della lunghezza nel sistema internazionale, ne deriva anche l'unità di misura dell'intensità del campo magnetico, misurando la forza in newton, l'intensità di corrente in ampere e la lunghezza in metri, l'unità di misura del campo magnetico nel sistema internazionale risulta essere il newton su ampere per metro. Questa unità di misura prende un nome, si chiama Tesla in onore del fisico omonimo, e che ha studiato ampiamente i fenomeni legati al campo magnetico e non solo. Si utilizza anche un simbolo, cioè la T maiuscola come iniziale di Tesla, per indicare questa unità di misura. A cosa equivale in termini pratici un campo magnetico pari ad un Tesla? Beh, visto che abbiamo fatto riferimento all'esperimento di Faraday e quindi ad una misura di forza, un campo magnetico di un Tesla è in grado di generare una forza di un newton su un filo di lunghezza un metro che sia attraversato da una corrente di un ampere. Una forza di un newton non è una forza molto intensa, ricordiamoci che in termini di peso, per esempio, un panetto di burro con una massa di 100 grammi grosso modo ha un peso di un newton. Quindi questo ci dà l'idea di cosa possa essere in grado di fare un campo magnetico con una intensità di un Tesla. Sempre per avere un riferimento, il campo magnetico terrestre, responsabile, per esempio, tra le altre cose, dell'orientazione dell'ago magnetico di una bussola, ha un'intensità dell'ordine di 10 alla meno 4 Tesla. Campi magnetici dell'ordine del Tesla sono già considerati piuttosto intensi e possono essere utilizzati, per esempio, per sollevare anche oggetti di una certa massa. Per esempio automobili che sono fatte di metallo interagiscono facilmente con un campo magnetico. Quindi 10 alla meno 4 Tesla, un decimillesimo di Tesla, è grosso modo l'intensità del campo magnetico terrestre ed è sufficiente per far orientare una bussola. A questo punto possiamo tornare indietro all'esperimento di Ampère e cercare di darne un'interpretazione in termini di campo magnetico. Sappiamo infatti che ogni filo percorso da corrente interagisce con il campo magnetico in ragione dell'intensità di corrente che attraversa il filo e della sua lunghezza. E abbiamo visto che nel caso dell'esperimento di Ampère, l'intensità di corrente e la lunghezza giocano un ruolo fondamentale, un ruolo simile a quello che vediamo nell'esperimento di Faraday, cioè il ruolo, da un punto di vista matematico, è dato da una proporzionalità. Solo che nell'esperimento di Ampère, la formuletta che permette di calcolare la forza contiene due intensità di corrente. Sono le due intensità di corrente dei due fili interagenti. E in effetti, per poter completare l'interpretazione di questo esperimento in termini di interazione di ogni filo con il campo magnetico, bisogna anche vedere che cosa succede quando un filo è percorso da corrente, un solo filo.
Beh, noi abbiamo visto che un filo può interagire con un campo magnetico. L'interpretazione di questo esperimento può essere quindi vista come interazione di ognuno dei due fili con il campo magnetico generato dall'altro filo. Possiamo cioè ipotizzare che ogni filo percorso da corrente generi nello spazio circostante un campo magnetico. Questa cosa viene facilmente verificata dall'avvicinamento di una bussola ad un filo percorso da corrente. La bussola si orienta, come dimostrato dall'esperimento di Oersted che vi ho già mostrato in una precedente lezione. Quindi è corretto pensare e ipotizzare che ogni filo percorso da corrente generi nello spazio circostante un campo magnetico. L'esperimento di Faraday dimostra che poi un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico è sottoposto ad una forza, quindi l'esperimento di Ampère viene interpretato in questo modo. L'interazione tra i due fili è dovuta all'interazione di ognuno dei due col campo magnetico generato dall'altro filo. Qual è l'andamento delle linee di forza del campo magnetico generato da un filo? Quanto è intenso il campo magnetico generato da ognuno di questi due fili percorso da corrente? Beh, per quanto riguarda le linee di forza, sappiamo che queste possono essere studiate attraverso l'uso di un ago magnetico, oppure una serie di aghi magnetici molto piccoli, come per esempio dei pezzetti di limatura di ferro opportunamente disposti vicino al filo percorso da corrente. Uno stratagemma può essere questo: si prende un filo rettilineo percorso da una corrente, per esempio una corrente rivolta verso l'alto di intensità I, il filo viene fatto passare attraverso un foglio. Quindi quello che facciamo è di... Scusate un attimo, correggo il disegno in modo da renderlo più comprensibile. Prendiamo un foglio rettangolare disposto orizzontalmente, pratichiamo su questo foglio un piccolo foro. Attraverso questo foro facciamo passare il filo di qui sopra. Questo filo è attraversato da una corrente di intensità I. Su questo foglio viene collocata della limatura di ferro. Quello che si osserva se viene leggermente agitato il foglio e l'intensità della corrente è abbastanza intensa, che la limatura di ferro si dispone con una geometria a simmetria cilindrica, cioè si formano delle circonferenze concentriche con i centri tutti disposti nel punto di intersezione tra il filo e il foglio di carta. Queste circonferenze di fatto rappresentano le linee di forza del campo magnetico generato dal filo. Ovviamente, se il filo è molto lungo, oltre ad esserci una simmetria sul foglio, questa simmetria riguarda tutto lo spazio, quindi è una simmetria cilindrica. Se spostiamo il foglio verso l'alto, verso il basso, osserveremo la stessa configurazione geometrica delle linee di forza. Quindi le linee di forza del campo magnetico sono circonferenze concentriche con il filo. Questo permette di affermare che in un qualunque punto posto a distanza d dal filo, quindi D è la distanza di un punto P dal filo, in questo punto il campo magnetico ha una direzione che è perpendicolare al filo, ma non passa per il filo, è perpendicolare anche alla congiungente del punto P con il filo attraverso una perpendicolare, in pratica il segmento che rappresenta la distanza del punto P dal filo. Quindi dovremmo disegnare il campo magnetico passante per il punto P in questo modo. Ricordiamoci che il disegno è in assonometria. Può restare il dubbio se il campo magnetico deve essere diretto dal punto di vista del verso, così come l'ho disegnato io, oppure con il verso opposto, cioè entrante rispetto allo schermo, oppure uscente rispetto allo schermo. Come si fa a stabilirlo? Beh, anche qui aiuta una regola della mano destra. Immaginiamo di tenere questo filo con la mano destra in modo tale che il pollice tenuto dritto sia orientato con il verso della corrente. Cerco di fare approssimativamente con le mie limitate capacità di disegno una mano che regga questo filo. Allora la mano deve essere, abbiamo detto, orientata in modo che il pollice sia rivolto come la corrente. Quindi dovendo essere una mano destra, considerate che queste siano le dita. Quindi
La mano gira qui attorno, qui abbiamo il pollice e poi la mano prosegue da questa parte. Scusate la grossolanità del disegno. Allora, una volta che il pollice si è orientato come la corrente, il verso di rotazione delle dita per poter avvolgere il filo percorso da corrente indica anche il verso con cui sono orientate le linee di forza del campo magnetico. Di conseguenza, nel nostro caso, il verso che io ho utilizzato per rappresentare il campo magnetico è quello corretto, cioè nel punto P il campo magnetico risulta essere entrante rispetto allo schermo. Quindi questo rappresenta il vettore B nel punto P. Ovviamente in qualunque altro punto noi vogliamo scegliere, bisogna guardare come è orientata la linea di forza in quel punto. Qui per esempio il vettore campo sarebbe orientato così. Quindi in ogni punto guardiamo come sono orientate le linee di forza, così come è determinato dalla regola della mano destra, e si può trovare il verso corretto per il campo magnetico. Bene, come si fa a questo punto a trovare l'intensità di questo campo? Beh, si possono mettere insieme le conoscenze che abbiamo acquisito nell'interpretazione dell'esperimento di Ampère e quelle acquisite dall'interpretazione dell'esperimento di Faraday. Noi sappiamo che nell'esperimento di Faraday l'intensità della forza è determinata dal prodotto del campo magnetico per l'intensità di corrente per la lunghezza. Questo perché abbiamo detto che il rapporto tra forza, intensità di corrente e lunghezza è costante, che questa costante è stata chiamata campo magnetico, visto che è determinata proprio dalle caratteristiche del campo. E quindi da qui deriva facilmente questa relazione. È facile ricordare questa formula leggendola come Bill, sembra quasi un nome. E quindi forza uguale campo magnetico, intensità di corrente per lunghezza. Nell'interazione tra due fili percorsi da corrente, noi sappiamo che la forza è data dalla costante μ0 su 2π greco, moltiplicato per l'intensità delle due correnti che attraversano i due fili, moltiplicato la lunghezza comune dei due fili e c'è la distanza a dividere. Da notare la somiglianza di queste formule, nel senso che in entrambe compare una corrente e una lunghezza. Qui le correnti sono due, ma è anche vero che stiamo dicendo che questa forza è interpretata come dovuta all'interazione di ognuno dei due fili con il campo magnetico generato dall'altro. Quindi in qualche modo queste due relazioni sono imparentate e devono permetterci di trovare come l'intensità di questo campo debba dipendere dall'intensità della corrente che passa nel filo responsabile della generazione del campo. Supponiamo infatti adesso che ci siano due fili percorsi da corrente. Per il momento descriviamo la situazione come se fosse asimmetrica, in realtà non lo è perché poi possiamo invertire tutto. Asimmetrica in che senso? Uno dei due fili, per esempio il filo numero 1, lo consideriamo responsabile della generazione del campo magnetico. Se prendiamo un qualunque punto P sul filo numero 2, quindi quello attraversato dalla corrente 2, dobbiamo vedere come è orientato il campo magnetico nel punto P. Sappiamo che le linee di forza del campo magnetico sono circonferenze concentriche con il filo, quale? Il filo 1, visto che stiamo parlando del campo magnetico generato dal filo 1. Quindi dovremmo disegnare delle linee di forza fatte in questo modo. Ovviamente a noi interessa soprattutto la linea di forza passante per il punto P. Il disegno non è estremamente preciso, però rende l'idea, spero. Sempre applicando la regola della mano destra, se decidiamo, per esempio, che le intensità delle due correnti sono rivolte verso l'alto, allora nel punto P il campo magnetico deve avere questa direzione, questo verso. La direzione è quella tangente alla linea di forza, il verso è quello determinato dall'applicazione della regola della mano destra, come abbiamo visto prima. Ora noi sappiamo che nell'esperimento di Faraday la forza che agisce sul filo immerso nel campo magnetico è perpendicolare al filo e anche alle linee di forza del campo. L'unico modo per disegnare una direzione che sia perpendicolare al filo e alla direzione del campo, che ricordo è fatta in assonometria qui, quindi dobbiamo immaginare che questo piano su cui giace
ognuna delle linee di forza è perpendicolare allo schermo e anche questa linea risulta perpendicolare allo schermo. Allora, l'unica linea perpendicolare sia alla corrente I2 che al campo magnetico è una linea orizzontale che, per esempio, possa congiungere perpendicolarmente i due fili. Ne segue quindi che la forza di interazione che agisce sul filo numero 2 deve essere perpendicolare al filo. Che verso deve avere? Per ora io ho disegnato soltanto un segmento perpendicolare senza specificare il verso. Beh, per decidere il verso si può utilizzare ancora la regola della mano destra. La regola della mano destra, ricordiamoci, deve essere applicata in questo caso collocando il pollice nella direzione verso della corrente. Le altre dita nella direzione verso del campo magnetico e supponendo che questa sia la mano destra, il verso è indicato dal palmo della mano, quindi il verso corretto è quello rivolto verso il filo 1. Quindi il vettore forza, volendo completare il disegno, deve essere disegnato in questo modo. Cioè quella che viene fuori è una forza attrattiva del filo 2 sul filo 1. È chiaro che per la terza legge della dinamica, se c'è questa forza, chiamiamola forza 1-2, cioè la forza che a causa del filo 1 viene esercitata sul filo 2, per la terza legge della dinamica ci deve essere un'analoga forza uguale ed opposta che agisce sul filo 1 e deve avere la stessa intensità, la stessa direzione, ma verso opposto. La chiamiamo forza 2-1, cioè la forza dovuta al filo numero 2 e agente sul filo numero 1. Vediamo così correttamente interpretato il fatto che quando le due correnti sono concordi come verso, ne viene fuori una forza attrattiva tra i due fili. Applicando la regola della mano destra, se invertiamo il verso di una delle due correnti, per esempio della corrente I2, cosa succede? Beh, proviamo un attimo a correggere tutto il disegno che abbiamo fatto invertendo questa situazione. Prendiamo la corrente I2 e cambiamo verso. Supponiamo che la corrente sia rivolta verso il basso. In questo caso noi abbiamo, applicando la regola della mano destra, il pollice deve essere orientato come la corrente, quindi il pollice è orientato così, le altre dita devono essere orientate come il campo magnetico. Se questa è la mano destra, vuol dire che il palmo della mano deve essere rivolto necessariamente verso destra e questo dà il verso corretto della forza. Ovviamente per la terza legge della dinamica dobbiamo avere un'analoga forza che agisce sul filo numero 1 col verso opposto e la medesima intensità. Questa è la forza 1-2 e questa è la forza 2-1. Questo spiega come mai, se le due correnti I1 e I2 hanno versi opposti, questo dia luogo ad una forza repulsiva tra i due fili. In ogni caso, stiamo vedendo che la forza di interazione su un filo dovuta al campo magnetico generato dall'altro filo permette di interpretare correttamente l'esperimento di Ampère. È chiaro che la situazione può essere completamente invertita, possiamo cioè esaminare la forza di interazione che è sul filo numero 1 prendendo in esame l'effetto del campo magnetico generato dal filo 2. Dal momento che la situazione è perfettamente simmetrica, possiamo arrivare alle stesse conclusioni. Dovremmo disegnare delle linee di forza concentriche attorno al filo numero 2 e arriveremo così a studiare la forza agente sul filo 1 come effetto di questo campo sul filo 1. In ogni caso, vediamo così che la forza di interazione può essere interpretata alla luce dell'esperimento di Faraday, combinandolo con quanto visto nell'esperimento di Ampère. A questo punto possiamo andare alla parte quantitativa, cioè vedere quanto deve essere intenso il campo magnetico generato dal filo 1 nel punto P, cioè ad una distanza pari alla distanza tra i due fili. Per fare questo osserviamo che sulla base di quanto visto nell'esperimento di Faraday, la forza F, sia la forza 1,2 che la forza 2,1, deve essere data dall'intensità del campo magnetico B per l'intensità della corrente numero 2 per la lunghezza del filo.
D'altro canto, dall'esperimento di Ampère sappiamo che la stessa forza deve essere data da μ0 su 2π greco per l'intensità della corrente I1, per l'intensità della corrente I2, per la lunghezza del filo fratto la distanza. Poiché queste due formule devono dare la stessa intensità, ne segue necessariamente che questa espressione al secondo membro della prima formula deve coincidere con l'espressione al secondo membro della seconda formula. Possiamo quindi scrivere la seguente uguaglianza. Intensità del campo generato dal filo numero 1 per la corrente I2 per L deve essere uguale a μ0 su 2π greco per I1, I2, L fratto la distanza fra i due fili. Qui possiamo fare qualche semplificazione. La lunghezza del filo scompare, la corrente numero 2 si va a semplificare, così vediamo che il campo magnetico, chiamiamolo B1, torniamo anche qui, chiamiamolo B1 perché è il campo magnetico generato dal filo 1. Il campo magnetico B1 è dato da mu con 0 fratto 2π greco per la corrente I1 fratto la distanza. È chiaro che se andiamo a vedere qual è l'intensità del campo magnetico generato in corrispondenza del filo numero 2 a causa della corrente passante, del filo numero 1 a causa della corrente passante nel filo numero 2, campo magnetico che sarà diretto in questo modo, questo campo magnetico, chiamiamolo B2, campo magnetico generato dal filo 2 in corrispondenza del punto, di un punto sul filo numero 1, può essere calcolato esattamente allo stesso modo, basta sostituire alla corrente I1 la corrente I2. Significa che in generale, prendendo un filo qualunque percorso da una corrente I, e qualunque ne sia il verso, e considerando un punto P posto a distanza d dal filo, in questo punto viene generato un campo magnetico B, la cui intensità può essere ottenuta con questa formula. B uguale μ0 su 2π greco I fratto la distanza d dal filo. Questa prende il nome di legge di Biot-Savart. Legge di Biot e Savart. Sono i due fisici francesi che per primi l'hanno formulata. Quindi essa permette di calcolare il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente. E vediamo quindi il ruolo giocato dalla permeabilità magnetica nel calcolo di questo campo magnetico, in modo un po' analogo alle leggi che consentono di calcolare il campo elettrico generato da una carica o da una distribuzione di cariche. Da questa legge vediamo così che il campo magnetico generato da un circuito percorso da corrente, per ora si tratta di un filo rettilineo, ma in generale sarà così per qualunque tipo di circuito, è direttamente proporzionale all'intensità della corrente che circola in questo circuito. Ecco perché nell'interpretazione dell'esperimento di Ampère compaiono due correnti. Possiamo indifferentemente considerare la corrente I1 come quella responsabile della generazione del campo magnetico e la corrente I2 la corrente che determina l'intensità della forza nell'interazione di questa corrente col campo magnetico numero 1. Oppure, indifferentemente, possiamo considerare la corrente I2 come responsabile della generazione di un campo magnetico. Questo campo magnetico determina un'interazione con la corrente I1. Chiaramente entrambe le interpretazioni sono corrette. La prima interpretazione permette di dire qual è la forza che agisce sul filo numero 2 e la seconda interpretazione permette di trovare la forza che agisce sul filo numero 2. Le forze ci devono essere entrambe, come previsto dalla terza legge della dinamica. Questa legge, opportunamente riadattata e modificata, permette di calcolare il campo magnetico generato da qualunque circuito percorso da corrente. Per il momento, scritta così, e permette di calcolare il campo magnetico generato da un circuito che abbia la forma di un filo rettilineo, di lunghezza per il momento diciamo infinita. È chiaro che nessun filo percorso da corrente ha una lunghezza infinita. Possiamo quindi dire che questa legge è valida a condizione che la distanza d del punto in cui calcoliamo il campo magnetico dal filo sia piccola rispetto alla lunghezza del filo stesso.
possiamo anche vedere che sotto questa ipotesi nell'intensità del campo non entra la lunghezza del filo. Ricordiamoci che c'è una condizione analoga, per esempio, per quanto riguarda il campo elettrico generato da un filo, da una distribuzione lineare di carica. Se consideriamo una retta lungo la quale siano distribuite delle cariche, per esempio cariche elettriche positive, sappiamo che il campo elettrico in un punto P posto a distanza D da questa distribuzione, il campo elettrico è, che ha una direzione perpendicolare rispetto al filo, ha un'intensità che è data da una relazione simile, solo che in essa compare la costante dielettrica. Precisamente abbiamo una dipendenza con proporzionalità diretta alla densità lineare di carica sul filo, cioè numero di carica, quantità di carica per unità di lunghezza, una proporzionalità inversa con la distanza dal filo, esattamente come stiamo vedendo nella legge di Biot e Savart per quanto riguarda l'intensità del campo magnetico, e poi compare la costante dielettrica. Precisamente compare 1 su 2 pi greco epsilon con 0. Quindi c'è una certa somiglianza tra questa situazione riguardante il campo elettrico generato da una distribuzione lineare di carica e il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente elettrica. Possiamo vedere a questo punto alcuni esempi numerici per completare il discorso. Vediamo per esempio, se consideriamo un filo rettilineo percorso da corrente e ci mettiamo in un punto P ad una distanza di 10 cm, quanto deve essere intensa la corrente che passa in questo filo per poter dar luogo ad un campo magnetico dell'ordine del campo magnetico terrestre, cioè un campo magnetico che abbia un'intensità dell'ordine di 10 alla meno 4 Tesla. Ora, noi sappiamo, abbiamo appena detto, che il campo magnetico può essere calcolato in questo modo, μ0 su 2π greco per I fratto D. In questo modo l'intensità di corrente può essere calcolata invertendo la formula. Campo magnetico per 2π greco per la distanza fratto mu con 0. Riportiamo questa formula nella pagina successiva. Ecco il campo magnetico, abbiamo detto che deve essere pari a 10 alla meno 4 Tesla. 2π greco, 10 cm, diventano 0,10 metri. Al denominatore abbiamo 4 pi greco per 10 alla meno 7 newton su ampere al quadrato. Facciamo le dovute semplificazioni. 10 alla meno 7 e 10 alla meno 4 danno luogo a un 10 alla 3 complessivo. 2 pi greco e 4 pi greco si semplificano parzialmente. Pi greco e pi greco va via e qua rimane un mezzo a dividere. Poi 0,1 dà luogo ad un altro 10 alla meno 1 a moltiplicare. E infine abbiamo le unità di misura, Tesla, che abbiamo detto diventa newton su ampere per metro. Poi c'è metri a moltiplicare, newton a dividere e ampere al quadrato che passa a moltiplicare. In questo modo, nella parte numerica, otteniamo un mezzo diventa 0,5 per 10 alla 2 e infine controlliamo che venga fuori una intensità di corrente. Newton e newton si semplifica, metri e metri si semplifica e ampere col quadrato in ampere si semplifica, lasciando come unità di misura ampere, cioè l'unità di misura della corrente elettrica. 0,5 per 10 alla 2 significa sostanzialmente avere una corrente di 50 ampere. Quindi, con una corrente elettrica piuttosto intensa di 50 A ad una distanza di 10 cm, siamo in grado di generare un campo magnetico dell'ordine del campo magnetico terrestre. Il perché sia necessaria una corrente così intensa, beh, è legato al fatto che la costante μ con 0, la permeabilità magnetica nel vuoto, ha un valore dell'ordine di 10 alla meno 7.
Quindi questo, a meno di non modificare le cose introducendo dei materiali come materiali ferromagnetici, di cui poi vedremo più avanti le caratteristiche, richiede necessariamente delle correnti piuttosto intense per generare dei campi magnetici anche non così intensi come il campo magnetico terrestre. Riassumiamo i principali risultati che abbiamo discusso in questa lezione. In primo luogo abbiamo visto dall'esame dell'esperimento di Ampère che nell'interazione tra due fili rettilinei percorsi da corrente si manifesta una forza la cui intensità è legata alle correnti che passano nei due fili, alla lunghezza dei fili stessi e alla distanza a cui sono posti. La costante di proporzionalità μ0 su 2π greco ha un valore di 2 per 10 alla meno 7 N su ampere al quadrato, valore che viene fuori dall'aver definito opportunamente l'unità di misura dell'intensità di corrente che chiamiamo ampere. Inoltre, analizzando l'esperimento di Faraday, si è visto che un filo rettilineo percorso da corrente immerso in un campo magnetico perpendicolare al filo subisce una forza perpendicolare tanto al filo quanto al campo magnetico, la cui intensità permette di misurare il campo magnetico. E precisamente definiamo intensità del campo magnetico il rapporto tra la forza e il prodotto intensità di corrente e lunghezza. L'analisi dell'esperimento mette infatti in evidenza che questo rapporto si mantiene costante. E il valore di questa costante cambia se cambiamo campo magnetico, cioè cambiamo il magnete con cui si fanno gli esperimenti. Quindi il valore del rapporto costante tra forza, intensità di corrente che passa nel filo e la lunghezza del filo stesso è una misura del campo magnetico. Decidiamo quindi di chiamare questa costante intensità del campo e l'unità di misura del campo magnetico diventa automaticamente il newton su ampere per metro, anche chiamato tesla. Unità di misura del campo magnetico nel sistema internazionale, simbolo T. Inoltre, confrontando quanto dedotto dall'analisi dell'esperimento di Ampère e dall'analisi dell'esperimento di Faraday, è possibile interpretare l'interazione tra i due fili percorsi da corrente come interazione di natura magnetica, cioè ognuno dei due fili risente del campo magnetico generato dall'altro filo, esattamente come succede nell'esperimento di Faraday, nell'interazione tra un filo percorso da corrente e il campo magnetico in cui questo filo viene immerso. Dal confronto della forza calcolata tramite la formuletta che interpreta l'esperimento di Ampère e la forza calcolata tramite la formula che è venuta fuori dall'analisi sperimentale dell'esperienza di Faraday, è possibile ottenere la legge di Biot e Savart, che permette di calcolare il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, da una corrente di intensità I, in un punto posto a distanza d. Filo rettilineo, punto P, distanza d. Questa legge molto generale permetterà di evidenziare che qualunque circuito percorso da una corrente I genera un campo magnetico che è direttamente proporzionale all'intensità di corrente. Poi la forma particolare della formula che si utilizza per il calcolo del campo, in particolare i coefficienti e il modo in cui compare la distanza, possono cambiare di volta in volta. Gli elementi che saranno sempre presenti nel calcolo del campo magnetico generato da un circuito saranno la permeabilità magnetica del vuoto e l'intensità della corrente che passa nel circuito.